Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. E vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore. Tempo fa ho sentito una persona che ha raccontato un momento importante della sua vita. Questa persona mi diceva che un suo caro amico, con chi ha condiviso la scuola elementare, media, superiore, poi tutta la sua vita, aveva scoperto che aveva una malattia e che stava per morire a causa di questa malattia. E poco tempo prima di venire a mancare, in quella stanza di ospedale, faccia a faccia, uno ad uno, cor ad cor, nel silenzio tipico di questi momenti di intimità, questo amico con la sua voce già quasi spenta, dice: guarda, sono pronto a morire, mi manca poco, lo sento, lo so, ma non volevo lasciar passare l'opportunità di ringraziarti per la tua amicizia. Tanto usciti insieme, vacanze, Natale, Capodanno, Pasqua, compleanno e tante altre cose, hai dimostrato di essere un amico autentico, fedele. Grazie di cuore. Non ho parole per dirti quanto ti apprezzo. E in quel momento gli ha dato questa mano indebolita e gli ha detto: ti chiedo un ultimo favore di amico. Abbi cura di mia moglie e delle mie figlie. Nessuno può custodire un tesoro così grande come un amico come te. Ti chiedo, prendi il mio posto, sii sempre attento a loro, sii sempre vicino. E commosso questo uomo mi diceva: non potrò mai dimenticare quel momento, è stato al vertice della nostra amicizia. E sono stato fedele a quella promessa e la sua famiglia è per me un'estensione della mia famiglia. Oggi Gesù nel Vangelo ci mostra il vero valore dell'amicizia in una situazione simile a questa che abbiamo sentito nella storia. Lui era nell'ultima cena, pronto a morire, pronto a essere consegnato nelle mani dei giudei e dei romani, e al vertice della intimità con gli apostoli lui apre profondamente il suo cuore e rivela ciò che sente per loro,
E dice, e uno lo può immaginare, Gesù a tavola, guardando loro, guardando questi apostoli fedeli che sono rimasti insieme a lui, con un sorriso sincero, tenero, forse con un po' di nostalgia, brillo negli occhi, guardava le loro facce e diceva, voi siete miei amici, voi siete miei amici, già non siete discepoli o servi, voi siete miei amici, ho condiviso con voi tutto, tutto quello che avevo, i miei beni sono i vostri, avete condiviso con me tanto in questi 3 anni insieme, avete visto miracoli, avete sentito le mie parole, mi avete visto triste per la morte di Lazzaro o davanti alla persecuzione, mi avete visto gioire e lodare Dio, avete visto tutto, eppure ho condiviso con voi la cosa più intima, il mio rapporto con il Padre. Quello che è stato nascosto a tutto il mondo, a tutte le persone, per tanto tempo, io l'ho condiviso con voi. Già non ci sono segreti tra noi. Voi siete miei amici. E uno può immaginare questa scena, questo Gesù di volto brillante, che con tenerezza rivela quanto vuole bene ai suoi discepoli. In un modo sincero. E penso che in quel momento, nell'ultima cena, in quel momento di festa, di gioia per questa rivelazione, tutti potevano dire nei loro cuori, Gesù è il mio amico, Dio è mio amico. E c'era gioia in quel momento, una gioia nascosta ma reale dell'amicizia con Gesù. Gesù si mostra amico degli apostoli, Dio amico dell'uomo. E come tutte le parole di Gesù che ha detto ai suoi apostoli pure sono per noi, oggi possiamo dire questo: Gesù pure ti dice a te, tu sei il mio amico. Tu sei la mia cara amica, non ti voglio lasciare fuori di questo cerchio intimo. Tu sei il mio amico, io vorrei condividere tutto con te. Io ti voglio bene, voglio esserti vicino, tu sei il mio amico, la mia amica. Queste sono le parole di Gesù per te oggi. Questa dichiarazione di amistà, di amicizia, eppure per te, nonostante i tuoi peccati, le tue debolezze, Gesù ti dice, tu sei il mio amico, tu sei la mia amica. L'unica cosa che chiede Gesù nel Vangelo di oggi per avere questo rapporto di amicizia è quella di fare ciò che lui chiede. Certamente si riferisce a compiere i comandamenti, i 10 comandamenti, ma non solo. Lui pure chiede di compiere quello che lui ha insegnato, le beatitudini, tutto un modo di vivere che lui ha presentato. Ma specialmente, in questa ultima cena, lui chiede di compiere un comandamento. E nel Vangelo, noi ci l'abbiamo sentito, Gesù dice, questo è il mio comandamento, cioè dovete compiere questo, che vi amiate gli uni e gli altri come io ho amato voi. Voi siete miei amici. Cioè quello che chiede Gesù è di amare agli altri come lui ci ha amato. E se lui ci ama come un amico,
vuole questo pure di noi. Gesù oggi ti esorta a amare con amore di amicizia agli altri, ad avere cura dei tuoi amici. E perché? Perché la palestra dell'amicizia con Gesù è l'amicizia con gli amici normali. Se tu non sei capace di avere un'amicizia naturale, non puoi essere capace di avere un'amicizia soprannaturale. Con gli amici che noi abbiamo ci alleniamo per amare davvero Gesù, per essere amici di Lui. Quindi ciò che ti sta chiedendo Gesù oggi è: vuoi essere il mio amico? Allenati. Come? Essendo amico di quelli che io ho messo a fianco a te. Le persone che tu conosci, che tu chiami amici, io li ho scelti, li ho messo al tuo fianco. Sono occasione per te di allenarti nell'amore. Se vuoi diventare il mio amico, ama prima a loro. Se non puoi amare a coloro che vedi, come mi amerai a me? Perciò che Gesù oggi ti fa una domanda: come sei tu come amico? Come amica? Sei un amico al modo di Gesù, che dona tutta la vita, che si dedica ai suoi amici, o sei un amico che va in fretta tutto il tempo, che non risponde ai messaggi, che dimentica i compleanni, che non è lì per i momenti speciali? Sei un amico superficiale o sei un amico profondo che può condividere le cose del cuore? Sei un amico che si stacca, che non sente, che non si compromette con le persone? O sei una persona che si mette in gioco, che si preoccupa, che sta sempre lì? Sei un amico che cerca ricevere l'amore degli altri? O sei l'amico che va a donare amore? Che tipo di amico o di amica sei? È la tua amicizia allenata per essere amico di Gesù? Alcuni giorni fa ho parlato con una ragazza che mi diceva: padre, ho una crisi, io non ho amici, penso che nessuno mi vuole bene, nessuno si occupa di me. Io le ho detto: ok, aspetta, dimmi, quanti messaggi hai inviato oggi? 2. Ti ha scritto qualcuno? Nessuno. Ok, fai la prova, inizia tu, scegli 10 persone, scrivi a tutte queste persone: senti, come stai, ti posso dare una mano? E poi mi dici. Pochi minuti dopo questa persona ha detto: padre, incredibile, le ho scritto a queste persone, una mi ha detto grazie per il tuo messaggio, sono al pronto soccorso, mi mancava questo. Un'altra persona si stava allontanando da Dio e questa persona l'ha avvicinato con questo messaggio. Un'altra persona era malata e quel messaggio di questa ragazza l'ha fatto bene. Lei ha iniziato ad amare, ha fatto lo sforzo di amare gli altri, e quella che aveva 2 messaggi ha cominciato a ricevere di più. Un'amica che si dava, non che cercava l'amore. Quindi oggi Gesù ti invita ad allenarti nell'amicizia soprannaturale attraverso l'amicizia naturale, amare ai tuoi amici. Perciò, come compito spirituale, ti invito a fare questo: fai un elenco mentale di chi sono i tuoi amici. Non ti chiedo di fare la lista dei 400 amici che hai su Facebook, perché è impossibile, non, loro non sanno niente di te, ma fai un elenco di quelli che veramente sono i tuoi amici, che si preoccupano di te, che ti conoscono davvero, che sono stati lì nei momenti difficili. Fai un elenco di tutti coloro.
e prega per ognuno di loro, prega per ognuno di loro, preoccupati per ognuno di loro. Dile a Gesù: Gesù, a questa persona gli manca questo, questa persona ha bisogno di questo favore, questa persona ha bisogno di questo aiuto. Presenta queste persone davanti al Signore Gesù. Vedi con Gesù come stanno. E alla fine, chiamali, manda un messaggio oppure fa un gesto importante per loro. Uno si deve sforzare per avere delle amicizie vere, delle amicizie buone. Tutti noi ci lamentiamo a volte della mancanza di amici. Ma oggi Gesù ti chiama a te, non agli altri, ad amare come amico. E se sei buon amico con gli altri, sarai un buon amico di Gesù. E Lui ti amerà, perché questo è quello che Lui ti ha chiesto: amare agli altri come Lui ti ha amato. Chiediamo al Signore con questa messa la grazia di avere sante amicizie con gli altri, che possano diventare pure un aiuto per la nostra amicizia con Lui. E preghiamo insieme. Signore Gesù, in questa messa voglio offrirti, Signore, i miei amici cari. Tu conosci, Signore, a queste persone. Tu li hai messo nella tua provvidenza a fianco a me. Ti chiedo per ognuno di loro. Signore, aiutami a amare loro come tu mi ami. Che amando loro, Signore, possa amare te. Fa crescere, Signore, la mia amicizia con te. Gesù, amico, non lasciarmi. Sii sempre vicino. Io voglio fare quello che mi hai chiesto, essere fedele alla tua promessa. Che possa amare gli altri come tu mi hai amato.